Ringrazio tutti della presenza. Parte il quarto incontro della pastorale sociale e del lavoro di Pinerolo. In questo quarto incontro procediamo in questa formazione legata al progetto Ora et Labora, un progetto dedicato a rimettere dei temi importanti e condividere e approfondire temi importanti al fine di prepararci ad uscire da questo tempo di crisi per quella società migliore che ci indica il Papa. Possiamo uscirne o peggiore migliori, lavoriamo per uscirne migliori. E questo lavoro si svolge intorno a quei temi della relazione e della fiducia indicate dal Vescovo di Pinerolo, Monsignor Verio Di Vito. Il titolo della serata è La fratellanza, la prova del futuro. La fratellanza partendo dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Fratellanza alla prova del futuro tra rilancio sociale e innovazione tecnologica. Ringrazio per aver accolto l'invito dell'Ufficio Diocesano, un caro amico e una personalità di grande spessore culturale, di grande capacità, che è il professor Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma, ordinario di diritto privato, esperto presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente dell'Associazione Scienze e Vita, che ringrazio per aver rilanciato il nostro evento, un'associazione meritoria per le grandi battaglie che ha sempre svolto e continua a svolgere, e presidente dell'Italian Academy of the Internet Code. Quindi Alberto, ti ringrazio davvero di cuore per aver accettato l'invito da parte della diocesi di Pinerolo. Grazie a voi davvero. Noi svolgeremo l'incontro come le altre volte in maniera dialogica, cioè ci sarà Stefano Menegatti, giovane membro dell'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro, che interloquirà con il professor Gambino. Il tema del rilancio sociale è un tema importante, il tema dell'innovazione tecnologica è uno dei temi che sono stati anche affrontati dall'istrumento Laboris che ci accompagna verso la settimana sociale di Taranto. Proprio al numero 33 l'istrumento ci dice che il progresso digitale va affrontato come uno strumento utile a rafforzare l'inclusività, la sostenibilità e il bene comune. Un grande lavoro sui temi sociali proprio per questo bene comune che deve permetterci di ritornare in una dimensione comunitaria evitando di rinchiuderci in una dimensione più individualista. Io, lasciando la parola a Stefano, concludo con la domanda che viene posta per il lavoro comune alla conclusione dell'istrumento Laboris, è la domanda che dice: le tecnologie digitali possono essere ripensate in ottica comunitaria e non quale mero strumento di riorganizzazione del lavoro e dei tempi di vita secondo un paradigma tecnocratico di un'economia estrattiva? Come favorire un innovativo utilizzo della tecnologia che consenta il passaggio da una sharing economy centralizzata ad una economia delle relazioni? Ecco, forse da qui anche la tecnologia può farci meno paura e può essere al servizio dell'uomo, e da qui possiamo impostare un lavoro per quella società migliore che ci porta fuori dal tempo di crisi. Grazie ancora ad Alberto e a tutti un buon momento di formazione comune. Grazie Giancarlo dell'invito e un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci seguiranno. Come ormai tradizione nelle nostre web conference, io partirei da una domanda d'attualità, per entrare poi nel tema in maniera più diffusa. E la domanda, visto che veniva citato gli impegni che sono del professor Gambino, la domanda è soprattutto, ad esempio, a partire dalla sua esperienza a Palazzo Chigi, come vede queste ore che sono cruciali anche per il nostro futuro, alcune decisioni sanitarie, economiche, come a volte le persone comuni si chiedono anche come si vive un po' tra le persone che devono prendere queste decisioni e dal suo punto di vista, appunto, di esperto prestato a Palazzo Chigi,
Cosa ci può dire su questo? Ecco, una domanda così d'attualità per poi passare invece in maniera più diffusa all'argomento della web conference. Ma intanto grazie di questa domanda, diciamo così, per rompere il ghiaccio. E non c'è dubbio che nei momenti difficili per il nostro paese, che ciascun abitante di questa bellissima nazione possa dare un pezzetto delle cose che ritiene di saper fare. E cioè mi sembra importante che quando ci sono un po' delle chiamate a servizio della cosa pubblica, si possa rispondere in modo adeguato. Faccio una piccola premessa. Noi abbiamo una classe dirigente che fino a qualche anno fa viveva solo di politica e che invece negli ultimi anni, per necessità, è cambiato il sistema, sono finiti i partiti, ha dovuto imparare un mestiere e poi si trova in alcuni momenti della propria esistenza a svolgere anche un'attività politica in prima linea. Poi accanto a questo tipo di classe dirigente ce ne sta un'altra, che invece sono professionisti, personalità legati ad esperienza, competenze, imprenditori, che di tanto in tanto vengono chiamati a coadiuvare il decisore, cioè quel politico di prima che non è più un professionista della politica, ma che viceversa si trova soprattutto pro tempore a fare politica. Qui c'è, si annida un problema di fondo, che queste due figure, quello del, diciamo, servitore della cosa pubblica, ma temporaneo, io faccio l'avvocato, insegno all'università, dopo 15 anni mi richiamano per dare un po' di consigli al Dipartimento Economico di Palazzo Chigi. Nel momento in cui queste figure danno una mano non a un politico che un po' rappresenta una continuità, ma a un politico che ci si trova un po' pro tempore a quel rischio, abbiamo due grandi debolezze, che non è solo quella del tecnico che dà una mano alla politica transitoriamente, ma addirittura quella politica che è di breve durata, perché è strettamente legata a una figura a tempo. Non sto ovviamente parlando di Mario Draghi, sto parlando della dinamica attuale della politica. Io non so quanti degli attuali parlamentari verranno rieletti, ma la mia impressione è che saranno forse un quarto, forse un terzo, ma gli altri non verranno più rieletti. Di per sé non è un male, è un male però che non ci sia più il luogo della continuità politica, che un tempo erano i partiti politici, e cioè funzionerebbe pure che uno finisce il mandato parlamentare, torna a fare quello che faceva prima, ma con la passione, con la tempra, con tutta la sua capacità continua a frequentare un luogo di elaborazione politica e quindi dà continuità a ciò che c'è stato prima e ciò che c'è stato dopo in un ruolo diverso. Questo oggi non esiste più. E quindi il vero rischio è che a ogni elezione si crea una nuova classe dirigente, un po' autodidatta, non legata ai luoghi della formazione politica, ma legata soprattutto al fatto che magari è un bravo amministratore di un'azienda, magari è un bravo professionista, magari è uno che si è mobilitato in alcuni contesti. Guardate che questo significa che i tecnici non possono fare fino in fondo i tecnici, perché i tecnici devono avere sempre una guida politica, sempre, perché se diventano loro guida politica non c'è la loro capacità rappresentativa degli interessi e quindi evidentemente diventano in qualche modo autoreferenziali pensando di rappresentare gli interessi, ma non è vero. E dall'altra parte, chi deve rappresentare gli interessi lo fa a singhiozzo. Cioè lo fa a un certo momento storico e poi a un certo punto scompare dalla scena e non riesce a passare il testimone perché quel testimone in realtà viene raccolto per terra, ma non perché qualcuno lo ha passato, perché manca quella continuità. Ecco allora la mia sensazione in questo momento, che certamente è un momento grave e figuratevi se io posso mettere tra parentesi un po' della mia professione, un po' della mia attività universitaria per dare una mano al governo, mi riempie solo d'orgoglio questa cosa. Però mi rendo anche conto che dobbiamo trovare delle nuove modalità di collaborazione fra chi ha le competenze tecniche e chi deve guidare politicamente il nostro paese. Grazie, ecco, grazie della risposta, ecco, per rompere il ghiaccio.
Approfitto di alcune, rilancio, prendo sempre alcune parole dei nostri ospiti per inserirmi nel discorso, no? E abbiamo parlato di luoghi, di tempo, di tecnica. Mi viene in mente solo di fare una considerazione, ecco, come se non ce ne fossimo accorti prima, però la pandemia ormai ha svelato che la tecnologia è tra noi, non si esce di casa se non abbiamo un telefono, ormai siamo quasi persi, trovare una via, trovare una filiale di banca, trovare un indirizzo, un numero di telefono, così come anche tanti altri strumenti. Allargato ad ampio raggio questo ragionamento mi porta a fare una considerazione, cioè quello del limes, del confine. Un confine che la geografia, ma anche il diritto ormai riconosce, penso che, ecco, lei da avvocato possa dirlo, non come limes, quello classico che intendiamo, no? Quello dello Stato, ma un confine molto più ampio. E oggi si parla sempre più di digital age, no? E questo nuovo confine si sta spostando forse verso le piattaforme digitali. E ogni epoca storica, io penso, ha avuto una guida che ha dato una sua impronta, no? Nello scenario politico, nello scenario sociale dell'epoca e che ha molto spesso dato uno slancio per dei cambiamenti. Queste piattaforme forse possono davvero, come questa, che ci permette di fare queste conferenze, ci permette di avere degli ospiti, molti di più magari rispetto a quelli che avremmo se fossimo in presenza, sono dei grandi strumenti che possiamo utilizzare. Però mi chiedo sempre poi, in quest'epoca age, della digital age, chi guida poi quest'epoca? Chi può essere, uno che si mette davanti e dice... Come prima è stato detto, il decisore politico che dà la visione e il tecnico dietro. Quali possono essere queste guide in questa nuova, epoca che ci dicono andiamo verso quella direzione? Grazie perché la trovo una domanda bellissima in questo senso. E mi riferisco soprattutto al tema del confine, al tema del confine, perché il tema del confine sa un po' di analogico, non sa di digitale. Tutti dicono il digitale senza confine, internet senza barriere, libertà assoluta. E invece l'analogico chiaramente è costretto dentro certi criteri, certi canoni, dove in qualche modo troviamo poi delle barriere oltre le quali non possiamo andare. Si pensi a tutto il vecchio tema delle frequenze televisive, che quelle erano, ce ne stavano poche, e quindi poi il monopolio, il duopolio, eccetera, eccetera. E qualche giorno fa, rimettendo a posto il mio studio, ecco, proprio per i motivi che vi ho detto, ho portato un po' di cose nell'altro ufficio. E mi è finito in mano uno stradario. Non so se voi vi ricordate questo genere letterario. Lo stradario era quello che quelli della mia generazione, quando erano ragazzi e giravano in motorino e in macchina per una città grande, io vivo a Roma, a un certo punto si perdevano per strada, aprivano però questo libro magico che si chiama Stradario e attraverso le vie che uno guardava, alzava gli occhi e vedeva la via dove si trovava, riusciva piano piano a ritornare a casa perché erano delle mappe, no? Pagine fatte a mappa. E questo cosa ti dava? Non tanto la sensazione che ci fossero confini o non ci fossero confini, quanto la sensazione di poter governare un luogo, un territorio, e cioè di sapere come tornare a casa, di sapere dove andare. Oggi che è esattamente il contrario, perché abbiamo le app, e io ho 3 figli, dai 15 ai 21 anni, e ovviamente se gli si rompe l'app, Google Map per intenderci, e guardate che a casa non tornano, non sanno tornare a casa, perché se si trovano in una zona di Roma e gli si rompe in quel momento Google Maps, è impossibile che riescano a tornare a casa. Primo, perché non riescono a decodificare l'informazione che magari possono anche chiedere, perché noi, anche noi ci davano un'informazione, ma poi proprio grazie a quel famoso stradario eravamo in qualche modo obbligati a ricordarci con la testa le strade che avevamo fatto. E quindi a ritroso ritrovavamo alcuni segni convenzionali, un negozio, un benzinaio, un colore di un cartellone, che ci faceva ricordare con la Google Map. Tutto questo non avviene perché uno è concentrato dentro
questa piccola console che ti indica dove andare. E allora a questo punto, in quale delle due situazioni c'è il confine e dove non c'è il confine? La mia impressione, e qui rispondo anche alla domanda, è che è vero che, diciamo, nell'analogico, nel fatto di poter avere in qualche modo una mappa scritta, ci sono certamente dei confini, ma non è tanto il tema del confine, il tema è come governare il tuo spazio di libertà, che volenti o nolenti dei confini ce li ha sempre. E in quel caso lo governavi bene perché eri consapevole di quello che facevi. Adesso, che ti sembra che i confini non ci sono, perché pensate che bello, uno mette un navigatore, si può ritrovare in capo al mondo senza assolutamente aver fatto lo sforzo di segnare sulla mappa il proprio tragitto, ma quel confine è, potremmo dire, eterodiretto da altri. Sono altri che ci pongono il confine del nostro itinerario. In qualche modo è quel software che ci sta facendo fare un percorso che lo facciamo come fosse un automatismo. E allora qui c'è da chiedersi, davvero le tecnologie ampliano i confini o invece ti fanno apparentemente sentire libero, ma questi confini sono tracciati da altri e tutti stradi nel solco di quei confini, con l'illusione di essere in quel momento più libero di quanto non lo ero io a 14-15 anni che giravo da solo per Roma, ma alla fine a casa tornavo sempre. In fondo la vera libertà non è andare fuori, ma è riuscire a tornare indietro. Quella è la vera libertà. Il tema della libertà mi ha fatto venire in mente una riflessione che avevo fatto con un amico un po' di tempo fa, no? E la riflessione ruotava su alcune direttrici, su alcuni ambiti che le tecnologie, noi ce lo siamo chiesti guardando le immagini che tutti abbiamo visto della folla arringata o meno da Trump, che assaltava il congresso, le reazioni dei social network, quindi la chiusura di questi account. È vero che sono aziende private, ecco, e per cui hanno delle loro politiche e fanno le loro scelte, però sono anche aziende che ormai hanno veramente una capacità di azione che è globale. Che è globale, noi riflettevamo per alcuni importanti appunto punti nodali, no? Ad esempio la raccolta dei big data, l'analytics, cioè da quei dati creare del valore, ma non solo valore commerciale, ma anche proprio valore utile per noi. Ad esempio, quando poi pubblichiamo questo video, è utile sapere se la fascia oraria questa è opportuna o meno, quindi proprio anche una cosa utile, non solo per fini di profitto, ecco, a fini commerciali. E poi noi ci siamo soffermati soprattutto a relazione uomo-macchina e ci siamo chiesti e ci siamo lasciati con questa domanda, quindi magari provo a farla a lei, vediamo se può aggiungerci qualcosa che noi non abbiamo pensato. Come si sta evolvendo questo rapporto tra l'uomo, le sue abitudini e queste macchine? Cioè, quanto sempre più si viaggia paralleli o quanto più sì, in realtà questo ci si incrocia, ci si lega l'uno con l'altro, ci si influenza, è sempre uno strumento o lo strumento influenza me? È un po' forse filosofica la domanda, però sono temi che a noi ci ha appassionato quella sera lì, e poi per il lockdown ci siamo dovuti lasciare, ecco. Però visto che ho l'opportunità provo a fare a lei questa domanda. Allora, forse meriterebbe un chiarimento. C'è un archetipo che noi utilizziamo, forse anche filosoficamente, cioè che in qualche modo le macchine possano sostituire gli esseri umani. Addirittura il termine robot, come sapete, indicava sostanzialmente lo schiavo. E questa dinamica che le macchine possono sostituire l'essere umano è un retaggio che nella mia generazione si pensa di poter applicare anche all'attuale contesto dell'innovazione tecnologica, che invece è totalmente fuorviante, questo archetipo. Mi spiego meglio.
qui non siamo nell'epoca della robotica, cioè non siamo nell'epoca nella quale la forza lavoro viene sostituita da un elemento meccanico, fosse anche informatico, e quindi in buona sostanza si mette da parte un essere umano e al posto di quell'essere umano entra in gioco invece una macchina. Siamo in un'altra epoca storica, l'epoca storica in cui ciò che vengono messi da parte sono i ragionamenti, non gli esseri umani. Tutto il tema dell'intelligenza artificiale non toccherà le masse dei lavoratori, ma toccherà le classi dirigenti del paese. Ciò che verranno sostituiti saranno le libere professioni, saranno tutte quelle facoltà intellettuali che oggi sono, diciamo così, il core business di un mestiere, di una professione, e che invece verranno spazzate via e sostituite da un programma software. Io che faccio l'avvocato, ogni tanto dialogo con dei colleghi nordamericani, loro mi dicono che nei loro studi ormai le ricerche, quando vanno a cercare dentro le sentenze se possono vincere o perdere la causa, tra l'altro nei sistemi di common law, come è noto, le cause davvero si vincono o si perdono a seconda del precedente, perché il precedente è praticamente vincolante in quel contesto, quindi basta trovare una sentenza favorevole nello stesso caso che ci occupa in questo momento che la causa è vinta. I programmi software che fanno quelle ricerche nei loro studi non sono come i nostri, dove noi mettiamo la parola chiave, non so, contratto, obbligazione, adempimento, e vengono fuori 50 sentenze di Cassazione, poi ce le leggiamo e vediamo se abbiamo ragione o torto. No, i loro software ti dicono già le sentenze che ti danno ragione e ti dicono già le sentenze che ti danno torto. Cioè, c'è un tipo di algoritmo che entra nei ragionamenti che ha fatto la sentenza. Guarda che non è facile fare questo tipo di lavoro, perché normalmente ci vogliono 2-3 giovani avvocati che negli studi si leggono le sentenze e dicono: guardi qua, oh beh, ho trovato il precedente, l'ho letta tutta qui. Quando te lo fa il software questo lavoro, e quindi in modo critico ti tira fuori le 4 sentenze che ti danno ragione, e quindi evidentemente un software intelligente, perché è entrato nel ragionamento, non nelle parole chiave, chi viene sostituito? L'avvocato, ovviamente, un domani il magistrato, un giorno l'architetto, un giorno l'ingegnere. Quindi prendiamo atto che quando si fanno tanti dibattiti dove c'è quella che io chiamo, ma improprio, la classe dirigente del paese, perché sono un pochino quelle elite legate alle antiche professioni liberali, e parlano di questo tema come se fosse un... I primi a essere colpiti saranno loro, cioè noi, non saranno gli operai. È chiaro che poi ci sarà una conseguenza anche su quel mondo, perché se le decisioni le prende l'algoritmo e non le prende la mente umana, inevitabilmente, basta vedere tutto il tema delle consegne di food nelle case durante la pandemia, che lì è certo che un algoritmo che sta prendendo gli ordini e ti manda allo sbaraglio senza coperture assicurative, e quindi c'è una mente in qualche modo malata, perché è legata soprattutto a un lucro. Invece un imprenditore illuminato, la prima cosa che si preoccupa è la copertura a livello sanitario, di previdenza del proprio lavoratore. No, un algoritmo non gliene importa nulla, perché l'algoritmo non ha un'etica. E allora, da questo punto di vista, facciamo attenzione e vediamo bene in che fase siamo arrivati. La fase in cui siamo arrivati adesso è che i software sono in grado di sostituire i ragionamenti umani, e sono più bravi, nel senso che lei ha fatto riferimento ai big data. I big data per noi esseri umani non li riusciamo a utilizzare, perché a me che mi vengano dati 10.000 nomi, cognomi, comportamenti, gusti, stili di vita di soggetti che navigano la rete, non so proprio che farmene. Invece un software algoritmo ben fatto è in grado immediatamente di tracciarmi. Facciamo un esempio banale, parlo sempre di un'esperienza personale, perché quelle cose, non so, un avvocato che abitasse a Caltanissetta e che decide di aprire uno studio di diritto di famiglia, e riesce a quel punto a tracciare tutti gli abitanti di Caltanissetta che hanno problemi di diritto di famiglia, pensate che vantaggio che ha sugli altri avvocati. E beh, i big data servono a questi, nel senso che io come azienda non mi vado a comprare gli elenchi telefonici con dentro 2 milioni di nomi per fare quel marketing noiosissimo dove scoccio soprattutto il 90% di persone. No, vado direttamente a quel migliaio di persone
che mi ringrazia che gli è arrivata la comunicazione, perché era esattamente quello che loro volevano in quel momento. Quindi capite come cambia molto a questo punto anche la prospettiva del rapporto tra domanda e offerta attraverso l'analisi di big data. E quindi in questo senso le tecnologie lavorano sui ragionamenti e non lavorano sulla manualità dei comportamenti. Fatta questa premessa, a questo punto si può poi aprire un dibattito su come governarle, ma prima di tutto bisogna capire cosa dobbiamo governare, e cioè dobbiamo governare i ragionamenti, non dobbiamo governare le macchine, perché se no, per certi versi sembra anche facile, beh, governare le macchine non è che ci vuole un granché dal punto di vista, basta che si decida che questo si può fare. Quando le ha fatto quella domanda interessante su Twitter che censura Donald Trump, e io le dico, ma così potremmo dire da giurista, che può farlo Twitter, certo che può farlo, un'azienda privata lo fa. Dopodiché cosa poteva fare, potrebbe fare la politica? Decidere che invece in quel caso si applica la legge sulla stampa, e quindi decidere che anche gli account dei social sono giornali quotidiani, e quindi quando si applica la stampa non lo puoi più invece oscurare Donald Trump, al massimo puoi censurare la sua espressione offensiva e quindi andare a fare una censura selettiva sul singolo messaggio, ma non di sconnettergli l'account. Qui entra in gioco la politica, perché se invece non entra in gioco un dato legislativo che decida ad esempio di far diventare Twitter e altri social, in analogia, ovviamente non è la stessa cosa, ma in analogia a quelli che sono i quotidiani di gli organi di informazione, cui invece si applica la legge sulla stampa, e a questo punto si mette in luce che hanno, pur essendo privati, hanno una portata pubblicistica talmente forte che sono sottoposti, come i giornali sono i quotidiani, sono privati, non è che sono aziende pubbliche, le aziende pubbliche sono addirittura vietato avere giornale da un punto di vista dai tempi, no, della Mount Edison, forse lo ricorderete, ma insomma vengono interpretati, non che questi privati siano giornali liberi, però sono ancora meno liberi quando dietro ci sta un ente pubblico che li governa. E quindi si potrebbe immaginare che la politica se ne prenda in qualche modo, se ne faccia carico e decida di applicare la legge sulla stampa. Se questo non lo fa, Twitter legittimamente fa quello che gli pare. In fondo è come stare dentro casa e tu dentro casa tua decidi chi far entrare e chi non far entrare. Se Donald Trump ti è indigesto, prendi, chiudi a chiave e lo lasci fuori. Questa è oggi una dinamica che deve un po' far riflettere come c'è bisogno di tanta politica dentro quei contesti comunicativi. C'è bisogno di tanta politica, soprattutto per scoprire, secondo me, il valore di una cosa, cioè il valore del bene comune. Però ormai il bene comune finito lì è un po'. Rimane un po' in sospeso. Va aggiunto poi ormai l'altro pezzo, forse secondo me per tutto quello che ci siamo detti finora, e arrivo così un po' all'ultima domanda, poi lascio a te Giancarlo per le conclusioni. Io parlerei sempre più di bene comune digitale, cioè è vero che il bene comune è anche l'acqua, ma non l'acqua in sé, l'acqua come uso dell'acqua in modo etico, in modo responsabile, con spirito di fraternità, come ci suggerisce Francesco e Papa Francesco. E questo lo si fa anche grazie alle opportunità che le tecnologie di cui abbiamo parlato oggi ci danno. Però c'è un tema che questa è un po' la coda del tema principale, e cioè l'accesso a queste tecnologie. Cioè, belle tutti questi grandi programmi, ma poi l'accesso, e questo penso che l'esperienza della pandemia, l'esperienza della chi ha avuto l'onere e veramente il coraggio, quindi penso che questo è da ringraziare, chi ha portato avanti la didattica a distanza, si è scontrato davvero con l'accesso da un momento all'altro alla tecnologia. Questo è il cammino italiano, ecco, a che punto è, cosa si potrebbe fare, cosa possiamo anche noi comuni cittadini fare per migliorare questo accesso alla tecnologia, che ormai è sempre anche questo un bene, sempre un bene comune oltre l'acqua.
Sì, l'accesso a questi beni, in questo caso abbiamo in particolare l'accesso all'informazione, contenuti informativi, anzi contenuti addirittura formativi, perché parliamo di didattica. A me piace un'altra espressione al posto di beni comuni, l'espressione beni universali, perché beni comuni è un'espressione un po' ideologica, cioè un po' legata che comunque c'è un'appartenenza, è di qualcuno. Per carità, è di tanti, perché è un bene di tutti, ma quei beni sfuggono proprio al concetto giuridico di appartenenza, e quando si introduce al posto di comune, cioè una cosa che è di proprietà di tutti, invece eliminiamo proprio il concetto di proprietà, perché il concetto di universalità non consente di essere agganciato alla parola proprietà. Universalità significa che è una fruizione a disposizione di tutti, non nella titolarità di qualcuno o anche di una comunità. E allora, tant'è che si parla spesso di servizio universale, no? Anche giuridicamente. Servizio universale significa che a un certo punto tutti devono essere messi nelle condizioni di accedere, appunto, accesso a quel bene, a quella risorsa, a quel servizio. Certo, in questo caso il problema è infrastrutturale, non c'è dubbio. Qui il problema enorme che abbiamo vissuto e purtroppo stiamo ancora vivendo nella pandemia è che l'Italia è macchia di leopardo, e cioè ci sono delle zone in cui la connessione è disastrosa, e quindi si sta creando un gap formativo tra ragazzi che sono in scuole in territori dove invece la connessione è buona e in altri territori dove la connessione è disastrosa. Poi c'è un ulteriore gap, che sono anche le condizioni economiche delle famiglie, che magari non possono permettersi l'hardware più all'avanguardia o comunque magari più di un computer a famiglia, perché invece se uno ha più figli, io lo vivo tutti i giorni, bisogna avere un'ottima connessione, un ottimo collegamento wifi e più device, perché non è che con uno bisogna stare, se uno ha tre figli devono essere almeno tre computer, iPad o così via. Allora il tema infrastrutturale è importante, perché bisogna capire che il tema infrastrutturale legato al concetto di universalità richiede uno sforzo alle aziende che offrono connettività, ma anche le aziende che sono legate alle infrastrutture, cioè alla rete per intenderci. E quel surplus è legato, e qui entra anche l'etica pubblica, il tema del bene comune, è che non i profitti di quelle aziende devono necessariamente essere reinvestiti all'interno di un circuito che porta beneficio a tutta la collettività. Invece basta andare a vedere i dividendi o comunque le quotazioni in borsa delle aziende tecnologiche, è pauroso in senso positivo per loro, in senso purtroppo negativo per il baratro di differenze sociali che si sono create. Se uno va a vedere qualsiasi azienda tecnologica in questi ormai più di un anno di pandemia, sono aumentati i loro valori, ma dell'800%, del 1500%. E guardate, questo è un problema di nuovo di etica, ma anche di governo della cosa pubblica, perché non costa molto a queste aziende a quel punto destinare un pezzo del loro profitto invece ad abbattere in Italia, sui territori, ma a livello mondiale. Ricordiamoci che ci sono miliardi, miliardi di persone senza internet, non centinaia di milioni, eh? Non è che ce lo dobbiamo, addirittura quando Rodotà parlava di alfabetizzazione elettronica, lo parlava all'epoca delle prime forme di internet, dicendo bisogna consentire di accedere a tutti. Siamo rimasti molto in quelle condizioni. Quindi qui però è molto importante che l'economia sia un po' governata dal bene comune. Qui non è che c'è una ricetta, qui c'è quello che state facendo voi adesso, cioè bisogna andare un po' col lanternino, trovare delle persone che hanno un po' di voglia da fare, si mettono in gioco. Poi i credenti hanno questo formidabile orizzonte della provvidenza, per cui a un certo punto, come un manipolo di pescatori, hanno rivoluzionato il mondo. Beh, non dovrebbe mettere paura a nessuno di noi il fatto che sia in pochi, ma si potrebbero fare delle cose meravigliose. E questa è l'unica chiave, di riuscire a trovare un impegno senza voli pindarici pensando di rivoluzionare il mondo. Però è fondamentale che se poi è tra di voi, tra di noi, c'è un amico che fa l'imprenditore, che magari smanetta su internet e un domani diventa un Bill Gates del settore, sia adeguatamente formato per portare le nuove condizioni tecnologiche
a un sostegno anche ad abbattere le differenze che ci sono nelle condizioni sociali territoriali. Quindi, però non è né più né meno di quello che state facendo voi, non è che ci sono altre ricette. L'unico modo è cercare di sensibilizzare, mettercela tutta e poi soprattutto dare testimonianza, perché poi alla fine servono poche parole, bisogna soprattutto mettersi a lavorare ed essere credibili su questi temi. Beh, con questi consigli io direi che possiamo, Giancarlo, ribaltare direttamente il tema della web conference. Il titolo non è la fratellanza la prova del futuro, ma il futuro a prova di fratellanza. Ecco. Quindi, visto che poi è stata citata la provvidenza, io lascio a te la parola su questo tema. No, io ringrazio perché è stato un dialogo serrato, ma credo molto molto intenso. A me sono venute in mente alcuni passaggi mentre vi sentivo dialogare. Citavi, no, diciamo, l'educazione alle tecnologie, eccetera, ma faccio anche un collegamento con l'attualità. Nel discorso di insediamento del presidente Draghi mi ha colpito positivamente un passaggio che collego all'istrumento Laboris. Strumento Laboris dice al 34: la prima e principale misura che deve essere quella di permettere la riqualificazione dei lavoratori e delle imprese con un impegno costante per lo sviluppo della formazione continua. E il presidente Draghi, un po' fuori dalla tradizione di alcune posizioni, no, che si sono sempre un po' sentite, finalmente ha parlato non di lavoro in maniera generica, ma di lavoratori. Cioè ha rimesso al centro i lavoratori, la necessità, no? In queste dinamiche in cui la tecnologia bisogna imparare a non temerla, ma c'è bisogno di mettere al centro appunto i lavoratori nelle loro dimensioni, nelle varie. Ecco, questo è già un primo elemento importante, questa centralità della persona, se mi permette Alberto, ritornare a parlare dei lavoratori, perché a volte noi facciamo un grande lavoro di astrazione, ma a forza di astrarre ci perdiamo la persona. Astrai, ci perdiamo la carne. E credo che se quel manipolo di pescatori ha avuto, diciamo, avuto successo, no? Discreto successo, è perché forse dalla carne, dall'umanità vera non si sono astratti. Quindi un primo elemento importante. Un secondo elemento che tu citavi è il mondo cattolico, e qui ti pongo anche una domanda: ma e noi cattolici di fronte alla tecnologia, visto che molte volte sembriamo così fermi, inchiodati e invecchiati e paurosi di futuro? Dunque, partendo dal discorso di Draghi, lavoratori rispetto al lavoro, e quindi attenzione alla fine alla dignità della persona, no? Perché quando si usa paradossalmente, voi lo sapete perché poi per voi la carta costituzionale è qualcosa di fondamentale in quei territori, ma quando si mise l'Italia Repubblica fondata sul lavoro anziché sui lavoratori, si voleva valorizzare la persona, perché lavoratori era ideologico, cioè significava a questo punto una contrapposizione con una sorta di rivendicazioni dei lavoratori come lotta di classe rispetto a un'altra classe. Quindi nel dibattito della Costituente si scelse il lavoro, che era proprio a tutela della persona, in questo senso universale, non quindi ghettizzare il lavoro solo a quei lavoratori che facevano la lotta di classe. Oggi si è perso, no, questo significato, quindi tu giustamente invece dici sarebbe quasi meglio lavoratore di lavoro, ma perché siamo in un altro contesto storico. Però è importante, no, ricordarsi da dove arriviamo. Qui c'è un tema fondamentale, che è la formazione. Faccio anche qui una piccola esperienza personale. Io nel mio ateneo da qualche anno abbiamo una laurea in formazione primaria. Formazione primaria è quella famosa la legge di Renzi sulla buona scuola, che a un certo punto chiede che anche gli insegnanti delle elementari e delle scuole materne abbiano una laurea di 5 anni magistrale, cosa che prima non era.
cosa molto interessante, perché a parte il fatto che in questi corsi laurea ovviamente non vengono i diciottenni, ma spesso vengono persone più mature, perché sono i precari della scuola che poi a un certo punto devono trovare un momento di formativo alto, e va benissimo. Io mi sono ritrovato, un po' perché esisteva questa laurea da me, ma siccome quando si fanno i concorsi da dirigente scolastico si prevede che il presidente della commissione sia un professore universitario o un alto dirigente dello Stato, e io, pur non essendo legato né a materie pedagogiche, umanistiche, insomma, faccio diritto, ho presentato la disponibilità a presiedere una di queste commissioni per dirigente scolastico, un po' anche per far vedere che nel nostro Ateneo c'è quella forma, perché poi alla fine i dirigenti che vengono a fare il concorso sono i presidi di domani, e quindi per noi ci interessa nella nostra università far sapere che noi formiamo gli insegnanti. E cosa ho accolto in quell'esperienza veramente avulsa dal contesto nel quale mi trovo, tant'è che poi le domande le faceva nella commissione, c'era una dirigente scolastica bravissima, era un po' lei che poi gestiva, però io presiedevo, facevo una specie di vigilante sulla legalità del concorso. Mi ha impressionato moltissimo questo fatto. Arrivavano aspiranti dirigenti sotto i 40 anni, bravissimi in inglese e in informatica, perché la prova aveva anche un pezzo di informatica e un pezzo di inglese. Arrivavano quelli sopra i 40, 45, 50 anni, assolutamente delle frane nell'informatica, a malapena riuscivano ad accendere il computer. L'inglese potete immaginarlo com'è, l'inglese parlato da una persona che ha più di 50 anni, quindi però questi qui che avevano 50 anni, la parte, siccome invece poi la parte orale era fatta della risoluzione di un caso pratico, e cioè veniva raccontato: qui c'è un problema, uno studente si è sentito male a scuola, la famiglia ha fatto che cosa si fa in questo caso, si convoca il consiglio di istituto, cioè, dei maestri. Cioè ti raccontavano il vissuto di come si gestiscono le emergenze. Il dirigente più giovane, che magari sa perfettamente l'inglese, sa tutto di informatica, stava lì, ipotizzava, immaginava, dava soluzioni magari di buon senso. Allora qui la formazione significa che deve mettere insieme tutte e due le cose. Deve mettere insieme sia la parte di informatica, tecnologia, cioè, ma deve mettere dentro la matrice umanistica. Perché se non c'è quella matrice umanistica, noi quest'anno all'Università Europea abbiamo fatto un master sull'intelligenza artificiale. Ovviamente non in chiave tecnologica, perché noi abbiamo soprattutto giurisprudenza e economia, abbiamo messo diritto, ma abbiamo messo anche filosofia. E quindi sono venuti a parlare al corso filosofi e giuristi. Se non c'è quella matrice dentro la formazione, certo che ce la deriva un po' dei tecnocrati, no? Autoreferenziali legate al governo delle tecnologie. Ovviamente dall'altra parte ci deve essere, da parte di quella generazione un po' più avanti, tutto lo sforzo per adeguare il loro sapere, che certe volte uno non lo fa anche solo per pigrizia, alle novità. E dentro questo contesto, rispondo alla tua parola, alla tua domanda, Giancarlo, che cosa fanno i cattolici dentro questa vicenda? Io penso che in realtà fanno molto. Non è vero che non fanno, perché se voi andate nei siti che si occupano, dalle accademie del Vaticano alle conferenze episcopali, ai vicariati, alle associazioni, alle diocesi, cioè, guardate che l'offerta cultura, e in fondo pure qui adesso in questo momento, questi tre rettangolini dove noi stiamo parlando, è comunque dentro un contesto ecclesiale in senso lato. E guardate che non è che ci sono altri enti, altre realtà che producono una mole di dibattito come quello di casa nostra. A cominciare poi da Papa Francesco, lui ha sempre segnalato questo tema anche in encicliche, in lettere che sembravano meno legate ai temi tecnologici, ci sta sempre dentro questo discorso dell'innovazione. Quindi io penso che invece a livello di elite, perché non stiamo parlando, non è una cultura di massa evidentemente, a livello di elite culturali si sta facendo molto. Quello che forse andrebbe fatto è il raccordo e mettere insieme tutte queste esperienze, perché tutte queste esperienze ottime anche su base territoriale o dentro alcuni ambienti, e gli manca la cosiddetta regia, e cioè un momento in cui si fa maturare a questo punto anche con una proposta che va oltre la singola iniziativa. Però ricordiamoci che questo non viene dai pastori,
ma viene dai laici. È sbagliato pensare che questa cosa la debba organizzare la Chiesa in senso di gerarchie. No, devono essere i laici. È sbagliatissimo aspettare che arrivi qualcuno e dica adesso vi riuniamo tutti e facciamo to di 4, to di 5, to di 6. No, non va bene, perché tra l'altro anche quella impostazione non ha prodotto moltissimo. Non ha prodotto moltissimo. E quindi la lamentela va fatta a noi stessi. E cioè ci sono tante iniziative, mettiamo in piedi una bella piattaforma online dove quantomeno a livello di cartellone di agenda tutte le iniziative tipo questa si possono a questo punto connettere una con l'altra, ma ci vogliono 10 euro per fare una cosa del genere, qualcuno che smanetti bene al computer. Ecco, allora i cattolici sono questo, non sono una cosa astratta. E quindi mi ci metto per primo, c'è una piccola rivista, si chiama Diritto, Mercato e Tecnologia, dove in qualche modo facciamo emergere, ovviamente è anche molto tecnica, però c'è anche questo filone umanistico. Ovviamente a disposizione, tu hai citato che sono presidente di questa Italian Academy of the Internet Code, e sottolineo che il code non è una raccolta legislativa di giuristi, il code è l'algoritmo che governa la rete, e quindi questa accademia si chiama Accademia Italiana del Governo della Rete. Il code è proprio il codice che sta dietro quell'algoritmo, per cui è imperscrutabile, perché nessuno lo disvela quell'algoritmo, ovviamente, perché è come se fosse un segreto industriale, e che invece a noi interessa moltissimo che in quell'algoritmo i criteri vengano dettati da esseri pensanti. È una piccola battaglia, Giancarlo forse l'ha vista, forse anche Stefano, qualche mese fa, essendo presidente Scienze Vita, ogni tanto tocco questi temi etici, e non ricordo, c'era un gruppo che studiava i temi della surrogazione di maternità, e questo tema stava venendo fuori, che questo gruppo stava ipotizzando di legalizzare la surrogazione di maternità. E quindi io, dovendo fare un comunicato come Scienze e Vita, disegno contrario, vado su un motore di ricerca, ma su tutti i motori, quindi non solo su quello più famoso, e digito maternità surrogata. E mi vengono fuori i primi 10 link, pubblicità commerciale di pratiche di surrogazione di maternità, vietate. Perché in Italia la legge 40 non vieta solo la pratica della surrogazione, ma vieta espressamente la pubblicità, come no la pubblicità del gioco d'azzardo che il governo dei 5 Stelle ha vietato, anche la pubblicità della surrogazione di maternità è vietata con sanzione penale, quindi si dovrebbero muovere le procure. Eppure oggi, se finite questa nostra chiacchierata, andate sul motore di ricerca, fate, vi vengono. E ho detto, ma com'è possibile? Ovviamente poi abbiamo fatto una battaglia, abbiamo scritto al Presidente del Consiglio, state fatti gli esposti a tutte le autorities, alla Procura, adesso vediamo, speriamo che venga fuori un po' di legalità su questo tema. Ma al di là di questo, io sento un caro amico che un po' lavora in queste piattaforme, dice no, certo, perché lì l'algoritmo, non c'è che c'è l'algoritmo italiano, ma siccome in alcuni paesi questo è lecito, a quel punto, perché non è che se invece andate sul motore di ricerca vedete come comprare un bambino, vi viene fuori la pubblicità di come comprare il bambino, e nella rete ovviamente ci sta, perché voi sapete che l'indicizzazione è un 10%, cioè un 90% dove c'è tutto, ma i motori non indicizzano queste cose aberranti. E invece la maternità surrogata la indicizzano come pubblicità. Perché? Perché c'è da un lato un algoritmo che evidentemente non ha il sistema legislativo italiano, ma c'è quello di altri paesi legati a degli standard. E soprattutto, siccome invece lì c'è una specie di vigilante in carne e ossa che dovrebbe verificare che non vengono selezionate alcune cose illegali, evidentemente non è adeguatamente preparato sull'ordinamento giuridico italiano, quindi cose anche un po' banali. Poi, per carità, c'è il tema della normalizzazione di una pratica, che quindi in qualche modo attraverso la pubblicità si entra nei costumi delle persone, nell'abitudine, c'è tutto un discorso anche più malizioso, ma lo lasciamo perdere. Però per dirvi che ci sono oggi tante zone franche che se non c'è la vigilanza delle persone che ci credono davvero, inevitabilmente arriviamo a una deriva. Questo è un richiamo importante a tutti noi, di non lasciare scorrere le cose che non vanno, ma di metterle in luce nei limiti del possibile. Quindi è al laicato che dobbiamo rivolgerci prima di tutto, quando tu dici che fanno i cattolici in questo contesto, e siamo noi, in questo caso immagino siamo noi tre, e già questa piccola cosa potrebbe
dare in qualche modo essere da volano per tante altre cose, così come altre ne avete fatte, perché adesso lo facciamo piattaforma. A me sono venuto lì in presenza e ho visto tante altre cose di grande valore che avete già sviluppato in altri incontri. Io ti ringrazio Alberto, ma mi facevi l'ultima considerazione per poi tirare le conclusioni, facevi venire in mente che collegare quello che dicevi adesso con quello che avevi affermato prima, cioè c'è bisogno anche di più politica, quella politica che non lasci, no? Questo e i laici, questo scorrere senza così totalmente incontrollato, anarchico, mi permetto di dire. E i laici in questo hanno una responsabilità molto forte. Mi viene in mente che da questo punto di vista quella ipotesi messa anche nell'ultima finanziaria di un'autorità italiana per l'intelligenza artificiale, no? Per questo nuovo organismo che possa sviluppare l'intelligenza artificiale, che era partita anche da Torino, che individuerebbe qui la sede, anche se se ne sono un po' perse le tracce, se c'è bisogno di dare qualche indicazione di sede, siamo assolutamente disponibili, perché credo sia importante. Forse, ecco, molte volte si pensa anche all'autorità per l'intelligenza artificiale come a qualcosa fatta da ingegneri, tutti ingegneri. Parlando dell'università, no? della tua università, l'Università Europea di Roma, sentendo il vostro dibattito, mi verrebbe da dire che ci vorrebbe un grande impegno perché lì dentro ci siano teologi e filosofi, perché altrimenti verrebbe a mancare completamente un pezzo. Cioè, se un'azione dei laici è importante, può essere importante, e anche avere la capacità di dare questo indirizzo, cioè non tanto rivendicare una bandiera, quanto dare una direzione, o per dirla con Papa Francesco dall'Evangelii Gaudium, non tanto essere impegnati a occupare spazi, ma innescare processi. E forse in questo caso, ecco, mi verrebbe da dire che un'occasione è anche l'autorità per l'intelligenza artificiale, cioè un impegno, se è possibile, tra Roma, tra ciò che sarà deciso, perché diciamo questa autorità probabilmente seguirà un po' ciò che capiterà al Recovery Fund, al Next Generation EU, no? ai fondi che arriveranno, ma e i territori, questo legame importante. Ma allora c'è, seguendo proprio ciò che avete detto voi, abbiamo bisogno di buona politica che se ne occupi, e abbiamo bisogno che l'autorità, che tenderà in qualche modo, spero, a seguire la linea che tracciavi, Alberto, abbia giuristi, filosofi, teologi al suo interno, perché possa davvero funzionare. Potrebbe essere anche un piccolo impegno pratico su cui provare anche a impegnarci, ecco, dare questa linea su quell'autorità che dovrebbe dare quel minimo governo politico di cui parlavi prima. Giancarlo, questo è un tema insidioso e ti spiego perché. Sono ovviamente ben lieto, conosco Don Luca Peiron e tanti fautori di queste iniziative, anzi lo conoscevo quando ancora era un fine industrialista, scrivevamo insieme sulla rivista di diritto industriale, perché lui è anche un grande esperto di proprietà intellettuale, eccetera, eccetera. Ma sono momenti contingenti, oggi ci sono alcune figure che ruotano intorno a quest'idea, e tu giustamente dici mettiamoci l'etica, mettiamoci la filosofia, eccetera. Domani potrebbero esserci persone che governano di segno totalmente contrario, vengono magari degli spettabilissimi radicali che hanno invece una concezione un po' nichilista o addirittura iperliberale delle condizioni, e quindi a loro che ci sono differenze sociali interessa relativamente, gli interessa soprattutto l'autodeterminazione. E perché poi sono i filoni, no, di pensiero. Per questo dico insidioso. Io prima di tutto, ma non parlo solo dell'autorità sull'intelligenza artificiale, di tutte le autorità, occorre radicarle nella Carta Costituzionale italiana,
qui c'è un vulnus enorme. Noi abbiamo queste authorities che nascono con la fine degli anni 80, primi anni 90, che sono appese a delle funzioni europee, cioè nel campo europeo a un certo punto tutte legate al mercato, no? Poi alla fine il mercato ha delle funzioni, l'Italia deve attuare quelle funzioni attraverso l'attuazione delle direttive, dei regolamenti, eccetera, eccetera. Abbiamo cessato una cessione di sovranità in campo di economia all'Unione Europea e quindi le authorities rappresentano questo momento storico. Ma queste autorità, se non sono contenute nella Carta Costituzionale italiana, sono alla mercé di lobby, di poteri, di soggetti che offrono di più, e cioè lì il meccanismo di autorità sono intanto tutte diverse. Alcune vengono nominate dal governo, altre vengono nominate dal Parlamento, altre dalle commissioni parlamentari, altre dal Presidente della Camera, Presidente del Senato, e quindi già questa derivazione politica, tutte hanno una derivazione politica, ma talvolta solo di maggioranza, talvolta anche con l'opposizione, talvolta addirittura ci vogliono i due terzi delle commissioni, eccetera, evidentemente cambia la matrice culturale di queste autorità. Alcune devono essere plurali, altre devono essere talmente ecumeniche che poi ci vanno a mettere le mezze figure perché non possono neanche mettere persone troppo legate una parte all'altra. Allora, magari adesso c'è un bel fermento perché queste iniziative di intelligenza artificiale magari anche vicine ai nostri mondi, ma mica regge questa cosa. Poi cambia una stagione e pensa quanti disastri può fare un'autorità che non è invece radicata su dei principi, su delle radici. Quindi la mia prima proposta è di metterci il quadro normativo generale dell'autorità. E il quadro normativo non può che essere una previsione, per carità, non si vuole toccare la Costituzione, si faccia però una legge generale su cosa sono le autorità, quali devono essere le competenze, le funzioni, i fini, gli obiettivi, non per una, ma per tutte, per quella comunicazione, la privacy, l'energia elettrica, l'autorità della concorrenza del mercato. Tutte le autorità devono essere tutte di una comune matrice, noi lo chiamiamo bene comune, ma comunque di interesse generale, interesse della collettività. Allora, fatto questo, ragioniamo su quella dell'intelligenza artificiale, che certo che è un'indubbia utilità, però fate attenzione che sono comunque strumenti e gli strumenti sono poi legati a chi in quel momento li incarna, e se non c'è una regola e quindi oggi c'è uno e domani c'è un altro, e poiché questi sono temi un po' evanescenti e un po' a maglie larghe, dove a un certo punto uno può avere delle idee che invece non sono affatto in linea con questo concetto di bene comune che abbiamo noi. E quindi io la prima battaglia che voglio fare è una giuridificazione chiara della radice costituzionale di queste autorità. E siccome la nostra Costituzione dice prima la persona, poi le leggi, lo Stato si inchina davanti alla persona, i diritti inviolabili nascono prima delle leggi dello Stato, l'autorità ad esempio dovrebbero stare attenti ai diritti inviolabili. Quando io ho fatto l'esempio della maternità surrogata, quello è un tema di diritti inviolabili, ovviamente, e queste autorità se ne sono spogliate, pur avendo i poteri, figurate, hanno la polizia postale, in 2 secondi disconnette qualsiasi sito, c'hanno tutta la guardia di finanza con la sezione specializzata e può oscurare qualsiasi, ma se ne sono lavati le mani, perché siccome sono autorità di mercato, questo tema dei diritti inviolabili non gli entra, e invece no, le autorità devono essere prima garanti dei diritti inviolabili e poi come corollario della loro tenuta sul mercato, non il contrario. Che quello che è mercato allora lo decidono, però poi se dentro ci sta un tema di temperatura, per carità, agiscano le procure. Ma le procure, poverette, con tutti i fascicoli che c'hanno, prima che vanno a toccare le cose di internet, prima c'hanno tutti gli omicidi, le aberrazioni, insomma, no, tanto i giornali li vediamo tutti. Quindi attenzione, d'accordissimo su un'autorità sull'intelligenza artificiale, ma deve essere chiaro il quadro regolamentare di alto profilo, cioè quello sui diritti inviolabili, non quello sulle regole di mercato, perché su quelle siamo capaci tutti a capire che ci deve essere un po' di concorrenza, non ci possono essere sempre gli stessi operatori che prendono tutti i dati e poi fanno business col marketing, ma insomma queste sono cose banalotte. A me mi interessa che quando gli operatori, quando fanno business col market, con i big data, e tanto poi lo continuano a fare, non toccano minimamente i diritti inviolabili. Non toccano le nostre opinioni che ci andiamo a fornire attraverso la rete. Se loro quel marketing, quelle tecniche big data lo usano per dirmi che alla fine io voterò da una parte e quindi mi spingono a votare lì, gli stanno toccando i diritti inviolabili. Allora è questo il tema
in chiave critica, quindi la mia è una risposta di adeguamento di questa prospettiva, però a un incardinamento sui principi forti, giuridici, normativi. Guarda, io ti ringrazio di cuore per questa risposta, perché ci hai dato anche la direzione di quel rilancio sociale, no? Il ritorno alla Costituzione, di cui ci hai fatto richiamo qui adesso in conclusione, credo sia veramente una direzione imprescindibile se vogliamo davvero ritornare per ripartire sulla Costituzione e su quei diritti inviolabili. E credo, ecco, questa cornice che ci hai dato, questa cornice costituzionale, sia importante anche perché ci hai dato questa concretezza di una battaglia importante. Non avere paura di certi temi come l'innovazione tecnologica, o non vederli da un punto di vista della moda del momento o del marketing politico del momento, ma in una concretezza radicata in quelle che sono, in quella che Giorgio La Pira, mi permette di citare, ci ricordava essere il programma di popolo. Ecco, questo è veramente importante. Quindi, Alberto, ti ringrazio perché ci dai anche una prospettiva di una battaglia, ci hai dato, no? Come laici, cioè ritornare a quella Costituzione come battaglia di azione anche nella politica, nella dimensione della politica per noi laici. A volte, sai, quei diritti inviolabili, quella carta costituzionale la citiamo sovente, ma la applichiamo tanto poco o la difendiamo molto poco. Quindi questo è importante, la dimensione dell'intelligenza artificiale collegata a quel quadro giuridico che tu davi, costituzionale, credo sia un elemento centrale, importante anche, mi permetto di dire, Alberto, nell'ottica della riflessione, del cammino che stiamo facendo verso la settimana sociale dei cattolici di Taranto, perché questi momenti devono servire a incidere davvero e sono fondamentali. Quindi io ti ringrazio di cuore per questa oretta che abbiamo passato insieme, è stato veramente profondo. Ringrazio Stefano per aver, come sempre, anche da parte mia, grazie Stefano e Giancarlo, grazie Alberto, grazie Stefano, grazie a tutti che hanno seguito. Sarà possibile comunque poter rivedere questa diretta sia sulla pagina Facebook UPSL Pinerolo, cioè la pagina dell'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Pinerolo, sia sul canale YouTube Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro Pinerolo. Quindi sarà a disposizione di tutti perché sia a disposizione di una formazione costante. Arrivederci, alla prossima settimana, venerdì 12 marzo, ospite il Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, e introdurrà Sua Eccellenza Monsignor Dario Rivero, Vescovo di Pinerolo. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci.